Terzo giorno a Düsseldorf, ma siamo già operativi da un po'. Perché? Perché non ti abbiamo più parlato del nostro inverter perché ci ha dato qualche problemino, ovviamente, ma abbiamo risolto perché qui a Düsseldorf ci sono i costruttori, ieri li abbiamo incontrati, sono venuti al volo di persona Stamattina, dove quindi nel abbiamo il parcheggio camper per a smontarlo. smontarlo, sono stati davvero molto molto Ti professionali. ricordiamo che quell'inverter era un inverter in test, perciò Sì. abbiamo trovato un problema e giustamente gliel'abbiamo L'abbiamo segnalato, segnalato e davvero l'hanno con estrema portato, sì. professionalità sono subito venuti, l'hanno smontato. Lo portano nel Complimenti, loro complimenti davvero. laboratorio Ce e lo faranno riavere, appena risistemato e hanno. quindi poi finalmente te ne potremo parlare bene. Ho perso la moglie, ho Ah, la perso moglie è la qui, la moglie, moglie è qua e qui. qua. La moglie E è qui. adesso andiamo a farci un giro. Oggi tocca ai mezzi. Mezzi. Diciamo Roulotte, camper, tende da tetto, tutto. forse la parte più attesa Da tutti. dai camperisti Infatti, curiosoni. per quello che te l'avevo lasciato come ultimo video. Malvagio. Cioè, vorrei farti notare, siamo nella sezione camper di lusso, è Chiara. Altrimenti detta ciao poveri. Esatto. Ciao poveri, cioè noi. E lei vorrebbe il Phoenix, ti facciamo vedere perché. Vieni con noi che ti faccio vedere il perché vorrebbe questo mezzo qua. Non perché è figo, la disposizione è interessante, puoi portare l'auto. Questo non l'ho ancora visto, però ha la grafica con le ecco, stelline. perché c'ha la stellina sul fianco, La per grafica con quello. le stelline, Cioè, giusto per quello, solo per perché. quello, eh. Sono appoggiato sul motorhome Chausson perché è una delle novità che abbiamo trovato qui, differente rispetto agli altri anni, ed è un mezzo lungo 6,87. 97, quindi sotto i 7 metri, che ha più o meno la pianta che aveva il nostro caro Autostar i 660, che in tanti ancora ci chiedono dove possono trovarlo. Autostar non lo fa più, quindi O noi almeno stiamo per cercando adesso. per adesso. Quindi noi stiamo cercando di darti delle alternative. L'ha Sappiamo che sul fatto. semi-integrale lo ha fatto anche la Bursner, per dire, almeno qualche anno fa, Sì, cioè adesso non ma siamo c'è anche la aggiornati. Challenge. C'è anche la Challenge e adesso abbiamo trovato su Motorhome Chausson. La Ma differenza è è. purtroppo una cosa che secondo noi era fondamentale che avevamo nel nostro mezzo ed è il letto basculante perché hanno messo il basculante elettrico, ma al contrario di usare il basculante sulla cabina di guida come uno ci si aspetterebbe da un Su motorhome, Motorhome. abbiamo un basculante elettrico che scende sulla dinette stile semi-integrale. Quindi stessa pianta del nostro con bagno in coda, letto basculante, solo letto basculante, ma a differenza del nostro, purtroppo il letto quando viene utilizzato va a rendere inagibile la zona E di secondo giorno. noi è un difetto perché io mi Almeno secondo noi. aspetto di avere la zona giorno su motorhome vivibile sempre. Visto che leggo sempre più spesso che la gente non è capace a distinguere l'acqua non dal vino o dalla birra, ma dal gasolio, l'azienda Moveo, che è un'azienda che trovate praticamente solo all'estero, fa dei camper veramente belli, ti ha messo l'iconcina for dummies. Quindi hai qua metterai la benzina e ti vorrei far notare che i tappi sono diversi.
e qua vai a mettere l'acqua. E no. Correggo, non la benzina, il diesel, il carburante. Il carburante, e qua vai a mettere l'acqua. Ma vedi che sono diversi i tappi. Poi hanno messo anche il disegnino blu, che non è la di blu, qua. E beh, cioè, che caspita, però potrebbero prendere. Siamo davanti a una novità, un nuovo marchio qui a Düsseldorf, per di cui siamo molto orgogliosi, perché questo marchio è un marchio italiano. Infatti lo troverai anche a Parma, motivo in più per parlartene. Atlantis, un marchio innovativo sia per la scelta dei materiali, comunque fanno mezzi in monoscocco e metronesi, anche in carbonio. Non solo, perché proprio questo mezzo qui dietro è in carbonio. Fibre di carbonio, quindi questo significa resistenza e pesi molto più contenuti. Fanno anche loro la versione però su semi integrale della pianta del 60 Celtic, quindi qui è normale che il basculante vada a coprire la dinette, te lo aspetti, lo sai, è un semi integrale. Ma rispetto a quello che abbiamo visto prima, un enorme garage e interni molto fatti bene, abbiamo il monoscocca in vetro resina, quindi la resistenza alle intemperie, alle infiltrazioni, e è un enorme garage, perché è veramente veramente grande, in 6,45 metri. Sì, ti parleremo ancora di Atlantis comunque, anche perché ci sta piacendo di questo marchio, a parte l'attenzione ai dettagli, tipo mi sono innamorata del rivestimento in soft touch dei rubinetti, ma a parte questo, ci piace perché è forse il primo marchio che ti dà la possibilità di personalizzare davvero il tuo camper, nel senso che tu puoi andare da loro e chiedere delle modifiche alla pianta, cosa che normalmente con gli altri marchi non è possibile, perché arrivano pronti dal rivenditore. Sì, ovviamente. Nei limiti del possibile. Ovviamente. Miracoli non ne fa nessuno, però non ti devi limitare a scegliere il colore della tappezzeria. Ma puoi anche decidere di spostare, per esempio, un mobile, decidere di spostare il frigo in una posizione piuttosto che in un'altra. E questo girare è bellissimo. È un'altra cosa che serve per i mercati inglesi. Loro fanno anche il mezzo specchiato, proprio per la guida invertita. Insomma, è un'azienda molto molto carina e giovane, che troverai anche a Parma, quindi motivo in più per parlartene già adesso, ma te ne parleremo ancora. E vieni a vederli a Parma, oltre a venirci a trovare noi. Ti ricordiamo che siamo nello stand Padiglione 2, stand J034. Io ho detto il padiglione perché col cavolo che me lo ricordo a memoria, quindi... E noi italiani siamo sempre quelli che si stanno sempre di più differenziando qui a Düsseldorf. Infatti qui dietro di noi abbiamo Mobilvetta, che ha presentato un concept del camper del futuro. Sì, si chiama Fluid Inn. Siamo molto curiosi di vederlo dentro, qui non sappiamo se sarà possibile perché è appuntamento, bla bla bla, però è molto basato sul concetto turista, sì, molto legato all'elettronica. Abbiamo, per esempio, non abbiamo più gli specchietti retrovisori, ma abbiamo degli schermi all'interno del mezzo che ci fanno da specchietto retrovisore, con due camere sopra che servono come specchietto. Sì, anche i vetri sembrano oscurabili touch. È praticamente tutto vetrato, quindi al contrario dei nostri mezzi che ci sono adesso, che hai delle finestre che interrompono la scocca. Sì, e poi hai comunque la zanzarella, l'oscurante da tirare giù. Qua invece con un tocco dovresti poter attivare la modalità privacy all'interno del camper. Ovviamente tutta l'impostazione a LED, come puoi vedere dietro di noi, è tutto acceso verde, per fare un po' di cromoterapia, diciamo, quindi, come al solito. Poi bisogna vedere se davvero avranno i LED verdi È un concept, quindi vediamo se questo concept sarà effettivamente il camper del futuro. E se arriverà a Parma, chi può sapere? Chi lo sa? Vedremo. Noi intanto proviamo a chiedere e informarci. E anche questa terza giornata e ultima giornata è arrivata alla fine. Siamo stanchi morti. Però abbiamo visto qualcosina di interessante. Vediamo. Qualcosina speciale di vederlo meglio a Parma. E andiamo a riposare le nostre stanche membra.
e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.